ancora al mercato. Oggi l'Authority sta discutendo la nuova norma tariffaria e nelle tariffe previste tornano i profitti per i privati. Ancora una volta si cerca di violare il voto popolare. Questo governo tecnico non è stato eletto da nessuno, si sta permettendo di calpestare la volontà della maggioranza degli italiani. Le hanno i consiglieri dell'Authority le responsabilità, che hanno dei legami diretti con quelle stesse aziende che fanno profitti sull'Alfa ormai da decenni. Le ha il governo e le ha il Ministero dell'Ambiente che all'Authority ha affidato questo incarico. Non si sentano i tecnici al di sopra delle responsabilità politiche. Da mesi cittadini in tutta Italia si stanno riducendo le bollette, eliminando dal basso quella voce di profitto che le istituzioni si rifiutano di eliminare, perché hanno paura di andare contro quei poteri forti. Oggi l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas invece sta reintroducendo sotto mentite spoglie la possibilità di far profitti sull'acqua. Ecco, noi stiamo denunciando questo fatto perché sta passando sotto silenzio e vogliamo che l'autorità, seppur appunto un'autorità di tecnici, rispetti quella che è stata la volontà popolare espressa con il referendum. In più il meccanismo tariffario è un meccanismo pericoloso perché è costruito in termini tali che non incentiva la necessità degli investimenti sui servizi. Continueremo, ci terremo le reti con la brodo e ci saranno profitti più alti per i gestori e il voto degli italiani non rispettato. Questo è il capolavoro della politica. La democrazia è stata tradita, 27 milioni di italiani hanno fatto una scelta ben precisa e dopodiché invece le cose non sono andate come hanno chiesto loro, come abbiamo chiesto noi. Andremo avanti finché non verrà rispettata la volontà popolare. E quello che stavo dicendo è che questa falsa rappresentanza non votata da nessuno non si può permettere di ignorare e calpestare un voto democratico e pensare di poter continuare a seguire i dettami del mercato e dei poteri forti. Non è più il caso di delegare ad altri tutto ciò che ci riguarda. Noi ci esprimiamo, ci sono state 26 milioni di espressioni di voto che hanno detto sì all'acqua pubblica. Necessità di reintrodurre un profitto per giustificare dei presunti investimenti che non vengono fatti come non sono mai stati fatti in questi anni. Quello che si sta inserendo è il profitto per i gestori, gli investimenti non c'entrano niente, loro lo sanno bene, la loro responsabilità è politica e saremo a ricordarglielo in ogni momento. Fuori l'acqua al mercato, il mio stato facci rettano. Fuori l'acqua al mercato. La democrazia va rispettata, acqua pubblica e partecipata. Soldi e poltrone.